dopo. Se mi sentite, io posso rispondere alle domande che ho qui scritte. Over. Over. India Kilo 0 Whiskey Golf Foxtrot, come vi sentite sul canale di backup, over, 34. India Kilo 0 Whiskey Golf Foxtrot, ripetete la domanda per favore, a che domanda siamo, over. Kilo 0 Whiskey Golf Foxtrot, non siete comprensibili, c'è un'interferenza, over. Che non mi rende né felice né triste, io volevo fare l'astronauta, una parte del mio lavoro è raccontare al grande pubblico questa bellissima esperienza. Over. La stazione spaziale viene guidata da terra, diciamo, diciamo che la stazione spaziale è nella sua orbita e quindi non è che si deve spostare, rimane in orbita, però ogni tanto bisogna correggere l'orbita o correggere l'orientamento della stazione spaziale nello spazio, questo viene fatto dai controllori di volo a terra. Over. Puoi ripetere la domanda, per favore? Continuo a non capire, comunque forse mi parlavi di qual è l'esperienza più bella del fare l'astronauta, non lo so, forse era questa la tua domanda. Sicuramente la possibilità di venire nello spazio, di sperimentare l'assenza di peso, la prospettiva dallo spazio sulla Terra e poi la possibilità di lavorare con un equipaggio bellissimo, di colleghi molto bravi, amici, per diversi mesi qua su nello spazio. Over. Ma sai, non credo di avere dei messaggi per tutta l'umanità, questa qui è una cosa un po' troppo grande. Però magari spero così di poter condividere una prospettiva di ottimismo e di speranza per il futuro da quassù. Over. Ciao.
Ma diciamo che non lo so esattamente quanto tempo, però la divulgazione è una parte importante del mestiere degli astronauti. Diciamo che noi astronauti cerchiamo di non discriminare, quindi quello che raccontiamo lo raccontiamo anche agli uomini. Over. Per adesso devo dire di no, non ci è successo nulla che fosse particolarmente critico e quindi no, over. Questa è una domanda aperta, nessuno ha la risposta a questa domanda, quindi è un po' inutile dire credo di sì, credo di no. È una domanda completamente aperta, una domanda affascinante, interessante, e quindi speriamo che un giorno avremo la risposta. Over. Di ergonomia, di abitabilità, perché negli anni si sono accumulate tante cose, tanto equipaggiamento qui a bordo e a volte non è ottimizzato per poterci lavorare, per l'essere umano che ci lavora, e quindi magari una persona così verrebbe a bordo e sistemerebbe un po' di cose per rendere più facile abitare gli spazi di bordo e utilizzare i vari equipaggiamenti. Over. Dalle persone, ci sono tanti astronauti per esempio che magari non hanno mai studiato una lingua straniera nella loro vita, soprattutto gli americani che trovano molto difficile studiare il russo. Per me la parte più difficile sicuramente è sempre stata l'addestramento per le passeggiate spaziali, perché è molto pesante da un punto di vista fisico ma anche mentale, e soprattutto le tute sono molto grandi, diciamo che sono fatte per persone di taglia un po' più grande della mia, e quindi bisogna un po' adattarsi. Over. Della scienza, ogni volta che uno scienziato o una scienziata pensano di poter rispondere a una domanda usando l'assenza di peso, quindi le scienze fisiche, le scienze della vita, la fisiologia umana, i materiali, la combustione, eccetera, eccetera. E ogni esperimento potenzialmente ti permette di acquisire un po' di conoscenza che può migliorare anche le cose applicative per migliorare la vita sulla Terra. Over. Quando